Buonasera dalla Palaquarta Lauretti di Monferoni, intervista post partita dopo il match tra la MD Discount Quarta Caffè Monferoni e la Etomilio Giulianova, portata a casa dalla squadra viaggiante con il punteggio di 75-74. Quest'oggi con il nostro ospite coach Francani, allenatore della formazione teramana, appunto. Ci può descrivere un po' quella che è la sua partita, come ha visto il match tra queste due squadre? Poi abbiamo fatto due quarti dove difensivamente eravamo improponibili. E abbiamo preso 45 punti nei due quarti facendo degli errori, secondo me, anche di concentrazione. E secondo me i ragazzi sono stati bravissimi a capire che se volevamo portare la partita a casa o facciamo un'altra gara difensiva o non avremmo mai potuto portare una partita sui 90 punti a casa. E i lunghi sono stati bravi perché Diner e De Angis hanno fatto due quarti veramente incredibile, però bisogna dargli merito che sono stati bravissimi a cambiare la loro partita nel terzo e quarto quarto, così come ha fatto un po' tutta la squadra. Poi è normale che noi in condizioni in cui siamo c'è anche bisogno di un po' di fortuna. Alla fine vedere un giocatore come Mocavro che sbaglia quei due tiri di fila da sotto però avevamo bisogno anche noi un po' di fortuna. Mi spiace per Monteroni, ma noi dall'inizio dell'anno che siamo in situazioni incredibili, un po' di fortuna ne avevamo bisogno. Oggi ha girato dalla nostra parte, do un grosso in bocca al lupo a Monteroni perché è una squadra che a me piace tanto, un mix di giovani con giocatori poi esperti che si amalgano benissimo con loro, giocano una gran bella pallacanestro. Abbiamo sfruttato, inutile dirlo, anche noi avevamo delle assenze, ma penso che il playmaker di Monteroni che oggi mancava, forse in questo momento, non so se è il migliore o fra i primi tre migliori playmaker del girone. Abbiamo avuto anche un po' dose di fortuna, però ai miei ragazzi mi sento di fargli dei grandissimi complimenti. Nel secondo tempo abbiamo visto un costante raddoppio su Manuele Mocavero. Era una scelta che avevate già messo in preventivo prima della partita oppure è stata una scelta abbozzata nella pausa tra primo e secondo tempo? Ma noi i primi due quarti avevamo intenzione di cambiare molto le difese, quindi zone, uomo, proprio perché avevamo un solo lungo di ruolo che era Diner, che tutta la partita uomo probabilmente avrebbe fatto fatica a tenerlo. Quando difendevamo a uomo è normale che avevamo previsto una situazione di raddoppio, perché per noi penso sia improponibile tenere un lungo come Mocavero da solo uno contro uno, non avendo neanche l'altro lungo Bartolozzi a disposizione. Secondo me le zone non ci hanno pagato tanto, quando abbiamo difeso a uomo abbiamo difeso secondo me terzo e quarto quarto alla grande, però permettetemi di dire, ma non per giustificare nessuno, però siamo stati fortunati perché abbiamo secondo me imbeccato forse la peggior partita di Mocavro dall'inizio dell'anno. Mi sento di fargli complimenti comunque in generale perché forse è il giocatore più devastante che ho visto in queste categorie negli ultimi 5 anni forse, quindi bravo lui e bravo anche i miei, fatemelo dire. Grazie e complimenti per la vittoria. Eccoci con coach Marco Scarpa, vice allenatore della MD Discount Quarta Caffè Monteroni. Ecco, coach, la partita di quest'oggi secondo lei è finita in questa maniera più che altro, decisa dai singoli episodi oppure c'è stato qualcosa che non è andato come avevate previsto? Beh, singoli episodi si evidenziano quando c'è qualcosa che sicuramente non va. Diciamo, la partita si è risolta alla fine, ma è durante tutto l'arco della partita che non abbiamo provato a vincerla veramente, perché forse pensavamo che punto a punto poi la vinciamo. In realtà non è così, loro sono arrivati preparati, anche se avessimo vinto la partita a mio avviso probabilmente c'era qualcosa da sistemare. Tra le 9 note positive sicuramente il duo Martina Federico Ingrosso non ha fatto rimpiangere l'assenza di Rodriguez, almeno per la fase di costruzione del gioco. Assolutamente sì, Matteo si è fatto valere pur avendo una giovanissima età e abbiamo ritrovato anche Federico che comunque si è dato da fare. Purtroppo la sorte non ha voluto che noi vincessimo questa partita. Ecco, la prossima partita con Mola diventa ancora
più importante? Con che clima si può arrivare? Io dico sempre che l'unico modo è provare ad allenarsi in un certo modo, cose che loro hanno fatto, per la verità. Però probabilmente dobbiamo avere un piglio diverso sia in difesa e in attacco. Ringraziamo coach Scarpa per la sua disponibilità, chiudiamo qui questa intervista, vi invitiamo ovviamente a rimanere collegati con noi sul nostro sito www.npmonteroni.it e sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Buona serata.